metà del 2015 abbiamo deciso di appoggiarci e farci dare anche qualche consiglio dai giovani per presentare in un modo diverso, originale e credibile al target giusto quella che era una moto che sappiamo essere pensata proprio per il target giovane. A noi interessava in particolar modo avere un'angolazione, una prospettiva un po' più italiana o comunque un po' più europea per rendere la nostra offerta di prodotto all'interno di questo segmento, che è un segmento emergente, quello delle moto di piccola cilindrata o Smart C, moto di cilindrata intelligente, per rendere quindi credibile la nostra presenza all'interno di questo segmento. Ecco che allora, grazie ai contatti che abbiamo storicamente avuto con IED, è nata l'idea di un progetto che avesse una duplice faccia. La prima faccia era proprio legata al product design, quindi quali dovrebbero essere quelle caratteristiche, quelle feature di prodotto o degli stilemi o delle livree per rendere appetibile la moto ulteriormente a quelli che sono i target che abbiamo in mente. Questa è la prima parte dello studio. La seconda invece parte dello studio era più improntata alla scenografia degli eventi, quindi a come poi presentare queste moto al target di riferimento. Abbiamo quindi attivato due blocchi di tesi grazie a IED. Abbiamo, diciamo così, aiutato, ma non più di tanto, gli studenti ad entrare all'interno di quelli che sono i codici e i valori del brand BMW grazie a una o due fasi di briefing che abbiamo loro rilasciato per inquadrare quali erano i progetti e quali erano gli obiettivi che ci davamo con questo lavoro. E oggi sono molto soddisfatto di appurare che ognuno di loro ha interpretato in modo corretto, in modo originale, in modo più visionario o in modo più pragmatico quelle che sono state le linee guida che abbiamo loro rilasciato già nel 2015. Quindi un ottimo lavoro, un lavoro che ci tenevamo a esporre proprio in azienda, che identifica e fa capire come comunque la moto rimanga uno degli oggetti del desiderio all'interno del target giovanile. I gruppi erano di nazionalità differenti, abbiamo visto un approccio più italiano e un approccio più internazionale, l'approccio italiano più pragmatico è quasi pronto per essere applicato con pochi esercizi di verifica e di fattibilità, un approccio leggermente più visionario e a medio-lungo termine invece quello internazionale. Sicuramente una certa freschezza impariamo sempre da questi progetti, un lavorare magari facendo un po' cadere quelle che sono le barriere fisse di brand che abbiamo e che dobbiamo conservare, ma direi che moltissimi di questi progetti non hanno stravolto il brand, lo hanno semplicemente reso più appetibile al target giovane. Ci hanno fatto capire come la storia, come la connettività, come la capacità di configurare a casa o su web il proprio prodotto, come il video, il mood di riferimento sia altrettanto importante rispetto al prodotto. Quindi tutti questi aspetti vanno necessariamente contemplati se vogliamo realmente parlare ad un target così giovane e così diverso da quelli che sono attualmente il profilo di possessori di brand BMW. Sicuramente manca la fase finale, che va bene, ma cosa vorrebbe dire realizzare questo tipo di progetto? Qui entriamo in ottiche, logiche industriali, di product reliability, di progettuali, quindi è sicuramente necessario prendersi un po' più di tempo per valutarlo. Però ecco, la prima parte del progetto, dall'idea al target di riferimento alla proposta creativa, credo sia da promuovere a pieni voti.